Ciao, come va? Grazie di essere qui. Voglio portarti un po' di conoscenza, nel caso non sei consapevole di questo. Magari è una novità per te, non lo so. Sei a conoscenza che non hai mai visto niente nello spazio di quello che è vero, assolutamente niente. Pensi di sì, ma è grazie alla tua programmazione. Non hai visto assolutamente nulla, realmente. Loro sanno come si chiamano queste cose. Voglio darti qualche spiegazione sulle falsificazioni della NASA, dove le persone disinformate credono che esista qualche tipo di navicella spaziale che vola sopra la Terra, da dove fanno queste bellissime fotografie della Terra, delle galassie, delle nebulose, di tutte quelle dannate porcherie, i buchi neri, le stelle, tutti i nomi che vuoi. Tutti i dati. Ma vuoi sapere una cosa? Non sono veri, non sono reali. Se pensi o credi che è vero, lascia che ti racconti qualcosa. Prova ad ascoltare quello che ti dico. Questa cosa proprio qui, osservala, osservala bene. Sembra sì, sembra esattamente un cestino di rifiuti. È semplice, veramente semplice, è la scienza di base. Ok, sono calcoli, potete fare le operazioni, ok? Ma osservate, avvolta con la carta stagnola, questa cosa viaggia nello spazio da una vita, nello spazio, nel nulla, lo chiamano il vuoto, e non si guasta, non ha bisogno di manutenzione, si trova lassù da circa 20 anni. Sì, posso sbagliarmi, scusami per questo. È il telescopio Hubble e riprende tutte quelle meravigliose fotografie dei pianeti, delle galassie, delle nebulose, ma sono tutte palle. Non si rompe mai. Vedi questa cosa di cui ti fidi da una vita e sai che ci sono gli asteroidi nello spazio che volano, sfrecciano così veloci alla velocità della luce e dopo 20 anni nulla l'ha mai colpita. Se pensi di aver visto lo spazio, di aver visto la Terra, voglio dirti un'altra cosa. Nessuno ha mai visto la Terra. No, nessuno, perché si tratta solo di immagini costruite. Sul serio. Sai, puoi farlo tu stesso se hai qualche minuto, se hai un po' di tempo. Vai su Google e su Google scrivi, lo so che hai un computer, perciò vai e scrivi Terra. Sai che cosa ti appare? Sai che cosa si apre? Fondamentalmente quello che ti si apre è la ripetizione della stessa immagine, ancora, sempre, sempre, ed ancora solo quella, fino a stancarti, perché sai una cosa, se non sei sveglio non riesci a vedere la differenza perché sono tutte così strabilianti, belle, così carine, sono meravigliose, eh? Ma voglio dirtelo, si tratta sempre della stessa immagine che viene ripetuta, e sai quante sono? Tre o quattro. È così. Tutto il resto sono finzioni. Ma se pensi, qualsiasi possa essere il tuo pensiero su di me, a me non interessa. Ma ascolta, sai qual è la cosa? È che ti devi svegliarti perché la verità è che nessuno sa com'è. Nessuno. Il viaggio nel tempo è diventato veramente importante per noi. Crediamo che l'universo sia iniziato 13,7 miliardi di anni fa. E questo è il fatto. Hai sentito cosa ha detto? Crediamo. E questo è quello di cui hai bisogno, credere, perché tutto si basa sul credo, i tuoi credo, quelli che ci sono, i tuoi credo. Questo per dirti che sei stato programmato con i credo, quelli che sono stati impiantati da secoli e secoli, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Da chi? Da alcune persone che hanno il potere e che vogliono che tu non sappia nulla della vera realtà di chi siamo. Del tuo collegamento con la fonte di Dio, qualsiasi creatore, qualsiasi nome tu voglia dargli, Mohammed o Gesù o come vuoi chiamarlo, questo è quello che sei. E la scienza, e la NASA, e i nostri governi non sono mai stati sulla Luna, lo sai questo? Lo sai che non sono mai stati sulla Luna? Mai. Quindi il punto di questa presentazione, questa mia presentazione, è per portarti questo messaggio. Quello che nessuno è mai andato nello spazio, che non hanno mai visto la Terra e non hanno mai visto lo spazio. Questo potrebbe essere il mancato collegamento.
il collegamento che può rimetterti in contatto con Dio e della sua esistenza. Perché se nessuno ha mai visto come è fatto l'universo, potrebbe essere qualsiasi cosa, non credi? Semplicemente non lo sappiamo, si tratta solo di supposizioni che esistono da centinaia di anni. Hanno cambiato la scienza per dirti quello che hanno raccontato centinaia di anni fa, di come è fatto. Ma sono solo panzane e nulla di questo è vero. Tutto questo si è poi evoluto in qualcosa d'altro, perché ogni anno c'è qualcos'altro. 100 anni fa c'era qualcos'altro, giusto? Quindi, fino al giorno, il giorno in cui riuscirai a vedere qualcosa di reale, il momento in cui comincerai a credere, saprai la verità, quella che risuonerà col tuo cuore. Ecco come si conosce. Oppure, come sai, puoi sempre dire, oh, ma io voglio credere a questo perché la scienza è super perfetta e mi piace tantissimo, mi appaga e la voglio, sì, la voglio. Voglio donare tutti i miei soldi alla NASA e ai governi, quelli che rubano i miei soldi, ma non mi interessa perché mi piace così tanto. Puoi continuare a fare questo, va bene? Io non voglio farlo. E comunque, sai una cosa? Beh, voglio dirti grazie veramente per aver guardato. Passa una bella giornata e condividi il messaggio, perché è di questo che si tratta, distribuire il messaggio, quello vero. Ah, un'altra cosa. Sai qual è l'altra cosa? La cosa più divertente è che la tua mente si trova in schiavitù da parte delle stesse persone che sono al potere. Sai da quando? Da un tempo veramente lungo, da tanto tempo, per mantenere alcune persone al potere. Non vogliono che tu sappia quello che sei veramente. Non vogliono che tu lo sappia. Pensa, tenere in schiavitù intere società per il loro fottuto beneficio. Lo sai questo? Così distribuiscono il denaro che poi bisogna restituire. Loro fanno sì che tu adori il loro denaro perché è il nero incantesimo magico per te. Giusto? Oh mio Dio, il mio Dio denaro! Si tratta di magia nera, gente, voglio dirtelo, è la verità. Non mi credi? Fai le tue ricerche. Oh mio Dio, grazie di aver guardato.